presentazione del libro, di questo volume di Rosetta Missori, mi sento in questa occasione coinvolta soprattutto nella presentazione appunto del lavoro in generale, dell'opera in generale di Rosetta, del suo impegno fotografico. Lavoro e impegno di cui il libro e la mostra che accompagnava Genova sono appunto testimonianza, oltre che, vorrei sottolineare, un momento importante sia come riconoscimento all'autrice, da una parte, ma anche appunto per l'opportunità di conoscenza che il libro e la mostra a Genova hanno offerto e offrono al pubblico. L'opportunità di un'ulteriore riflessione su quanto e come la fotografia italiana contemporanea produce e soprattutto nel solco di una cultura e di una tradizione propria, autonoma, che per certi aspetti appunto non ha niente da invidiare alle tendenze artistiche più avanzate, più affermate a livello internazionale. Un libro che Rosetta ci propone infatti appunto non soltanto come summa esemplificatrice del suo lavoro d'artista, che poi in questo caso il libro neanche raccoglie nella sua completezza, ma diciamo come se fosse un'archeologica, una retrospettiva del suo lavoro, ma appunto presenta soltanto una parte del suo lavoro, un tema in particolare, le visioni mediterranee, ma appunto un libro che si offre, che viene proposto come ulteriore modalità, quindi autonoma in sé compiuta, di lettura del suo fare fotografia, del suo modo di elaborare immagini. Ed è appunto la vita, la vitalità degli esseri che Rosetta Missori intende rappresentare e che quindi fotografa. Sembra un paradosso. La fotografia, che poi come poi ha messo a fuoco in Roland Barthes nella sua Camera Chiara, sembra avere a che fare con il passato, quindi piuttosto con la morte, in quanto ripropone allo sguardo qualcosa che è stato, ma che non è più nel momento in cui è fotografato, almeno è ormai già qualcosa di diverso, qualcosa che si è trasformato. La fotografia, nelle intenzioni di Rosetta Missori e negli esiti della sua ricerca artistica, ha invece profondamente a che fare con la vita. Nelle immagini movimentate di Rosetta, nelle sue luci vibranti, palpitanti, nelle sue figure dai contorni sfuggenti e indefiniti, nelle masse confuse, scivolose, fatte di materia liquida o polverosa, seconda che si tratti di acque o di deserto, di luce e di ombre immateriali, nelle forme sfocate, direi, non so se si può dire, astigmatiche, era il termine che mi veniva pensando alla visione proprio astigmatica. Non possiamo che avvertire il moto perpetuo della vita, quel moto che promana dalla materia corporea producendo energia, quel moto che trasforma ogni essere in natura in un altro essere secondo quel principio basilare della fisica, secondo quella legge della conservazione che è alla base infatti della realtà fenomenica. Ed è su questo punto, su questa precisa intenzione quindi, che il lavoro di Rosetta Missori si riallaccia, almeno a livello ideale, concettuale, alla sperimentazione fotografica dei fratelli Bragaglia e in particolare alla teorizzazione fatta da Anton Giulio nel suo fotodinamismo futurista, quel manifesto presentato per la prima volta a Roma in una conferenza nel febbraio del 1910 e divenuto poi oggetto di una precisa pubblicazione nel 1913. Nel primo paragrafo del saggio manifesto che vi citavo di Anton Giulio Bragaglia leggiamo infatti ad esempio, qui è importante citare espressamente Bragaglia per vedere come Rosetta Missori reinterpreta e riprende questo spirito, queste intenzioni. Noi vogliamo realizzare una rivoluzione per un progresso nella fotografia. Io affermo che con i mezzi della meccanica fotografica si possa fare dell'arte solo se si supera la pedestre riproduzione fotografica del vero immobile, o fermato in istantanea. Così che il risultato fotografico, riuscendo ad acquistare per altri mezzi e ricerche anche l'espressione e la vibrazione della vita viva, e distogliendosi dalla propria oscena e brutale realisticità statica, venga ad essere non più la solita
fotografia, ma una cosa molto più elevata. Infatti è proprio nella sintesi dei concetti di cinetica e dinamica che il fotodinamismo aveva appunto proposto, che Rosetta ricerca il senso della propria condizione esistenziale, della propria partecipazione emotiva e spirituale al flusso continuo della materia, al ritmo dinamico del mondo. E nella dualità dei concetti di cinetica, che analizza ancora un dinamismo, possiamo dire, soltanto virtuale, capace di cogliere il passaggio in azione da uno stato di un corpo, del corpo ad un altro, e di dinamica, che invece l'analisi del dinamismo effettivo, realistico, assoluto, implicito nella natura appunto della materia, che Rosetta, come Bragaglia, individua la sostanziale differenza e distanza estetica tra mosso e movimentato, laddove nel mosso si ha ancora la presenza di un certo naturalismo, effetto della meccanicità e del determinismo dello strumento ottico, mentre nel movimentato si raggiunge la visione sintetica del dinamismo, della traiettoria, proprio quella traccia del movimento che si genera nell'azione, che è principio vitale, come dicevamo, che può essere colto soltanto con un'intuizione e una particolare condizione psicologica. A dispetto della sua primordiale funzione, sempre poi confusa con la sua pretesa natura di medium destinato e votato alla riproduzione analogica e alla rappresentazione naturalistica e oggettiva del mondo, è proprio nell'allontanamento dalla realtà esteriore delle cose e paradossalmente nella rinuncia consapevole alla denotazione delle immagini cosiddette documento, che la fotografia ancora una volta, nella ricerca di Rosetta Missori, come era stato appunto anche con Bragaglia, riconosce, svela, esalta le proprie specificità linguistiche e ancora una volta supera così l'antico pesante pregiudizio della sua meccanicità, collocandosi nel solco delle tendenze all'astrazione accanto alle diverse ricerche non figurative delle avanguardie, tra le diverse manifestazioni espressive che appunto per il loro alto elevato contenuto simbolico ineriscono legittimamente pienamente alla sfera dell'arte e della produzione estetica.